Siamo in diretta allora, Radio Amore Napoli, Bruno Troisi, Napoli Power. Buonasera ciao, a tutti, ciao. Napoli Power, vi siete appena esibiti sul palco centrale in diretta adesso con Radio Amore Napoli. Stiamo veramente spaziando a 360 gradi da quella che è la musica parte europea, certo. Perché poi fate musica riadattata, musica classica napoletana, non solo, anche internazionale. Abbiamo praticamente queste piccole chicche che praticamente riusciamo a collegare il classico napoletano con quello internazionale anche. Siccome siamo anche in televisione oltre che in radio, ci presenti i componenti sì, del gruppo? Sì, dunque abbiamo Gigi Moschetti che suona. Gigi Moschetti, ciao. Che suoni, Gigi? Il basso elettrico. Ok. Peppe Barba alla batteria. Ok, Peppe. Gino Malvone al sax. Buonasera a tutti, ciao Gino. Michele Santoro alla chitarra. Salve. Poi abbiamo Elena Nazzaro, che è la nostra cantante corista, che purtroppo non è potuta essere qui. Allora, scappare. Siete napoletani. Napoletani. Napoli Power, naturalmente. Napoli Power. Lo dice il nome stesso, insito. Io poi ho un cognome un po' particolare, Troisi, quindi. È Troisi, il tuo cognome dice veramente tutto. Non siete di San Giorgio a Cremano. No, di Napoli. Ecco. Come nasce l'idea di Napoli Power? L'idea di Napoli Power nasce un po' appunto dall'esperienza appunto di tutti noi, tutti che veniamo da varie esperienze musicali, e abbiamo deciso praticamente di creare questo nuovo progetto dedicando appunto il classico napoletano e cercando di legarlo all'internazionale e anche l'italiano melodico. Perfetto, ma Pino è presente? Pino è presente. Devo fare la domanda. È presente. Pino è presente sempre, soprattutto negli arrangiamenti. Mm. Infatti, in qualche brano, in qualche brano abbiamo attinto un po' a quella che è la musica. Dalle sue sonorità. Dalle sue sonorità, anche perché noi siamo cresciuti tutti con lui, l'esperienza con lui, musicale di Pino. Chi è che in macchina non ha 4-5 CD di Pino? Eccetera. Invece la vostra produzione musicale? Nostra produzione musicale, siamo appunto nella fase di lavorazione del nostro disco, il nostro primo disco, perché Napoli Power è un progetto nato in effetti l'anno scorso, quindi è giovane. Siamo ancora in fase di sperimentale per il momento, stiamo lavorando appunto alla produzione del nostro disco che spero uscirà a breve. Volevo fare una domanda al batterista, visto che Napoli ha una tradizione di batteristi straordinaria, no? Stavo parlando con Peppe. Allora, senti, allora abbiamo Tullio De Pisco, Tony Esposito, Tony Cercola, bravo. Da alcuni di questi, no? Tanti altri, gli amici di Pino, no? Che portava indietro. Le percussioni a Napoli. Dove stanno andando? C'è una sonorità di nuovo, Tony Esposito con la famosa Calimba de Luna, poi tutta un'altra carrellata, no? Si cerca di. Prima si contaminava con i paesi sudamericani, poi con l'Africa, e il lavoro che sta facendo Tony Cercola, adesso è nuovo in Sud America. Dove stiamo andando? Microfono. Ma secondo me la musica è napoletana, sempre il classico napoletano. Alla fine praticamente ritorniamo alla sempre fine. A Napoli, sempre alle nostre origini. Infatti. Mormone Gino Malvone al sax. Buonasera. Allora, è il sassofono. Anche qui abbiamo una sequela di. Vogliamo parlare di Marco Zurzolo, sì. Vogliamo parlare di grandi. Il sax, che è uno strumento sensuale. Etereo anche. È vero sta cosa? Certo, perché etereo viene dall'anima e si suona con l'aria. Quindi è sensuale perché è etereo, si suona con l'aria, quindi è un canto. Quindi anche quando suona una donna col sax, meglio ancora. È una voce il sax, quindi poi è personale. Lo stesso sassofono. Che lo sono vari però la stessa cosa non succede col violino, la stessa cosa non succede col pianoforte, però il sax ancora di più, gli strumenti a fiato, è come una voce, quindi è insito l'eros all'interno, è intimo e personale. Esatto, è intimo e personale. Il basso, parliamo del basso. C'era Gigi un bassista Moschetti, famoso, sì. Dei Beatles, no? Paul McCartney. Paul, che era mancino, sei mancino? No. Ah, su questo sono ambidestro. Nessuno se lo ricorda, ma era Paul McCartney è ancora mancino. È ancora mancino. Voglio dire, il basso è uno strumento che sembra che, voglio dire, di raccordo, invece no. Ma adesso negli ultimi 50 anni comunque è cambiato tantissimo. Prima era solo uno strumento d'accompagnamento, adesso è diventato uno strumento anche da solo. Abbiamo i grandi come Jacob Astorius, Marcus Miller. Siamo dei grandi bassisti. Sei un bassista bravissimo. Dei Tripper te la ricordi sicuramente, ecco. Dei Beatles. Ed è il giro di basso più famoso del mondo. Vedi, sta parlando di dei Tripper, è roba che succedeva 40 anni fa, anche di più. Sono un po' meno giovane. Bravissimo. Allora, lui è un bassista veramente bravo. Grazie. Alla prova dei Beatles ha superato dei Tripper. Ritorniamo ancora al dottor Troisi.
che siamo qui, dottore. Vabbè, ovviamente siamo. Ti posso dare tu? Sì. Certo. Perché, certo. Ecco, Bruno. La musica. Dopo Pino, dopo abbiamo intervistato Monica Sarnelli, abbiamo visto ci sono delle ragazzine che stanno uscendo fuori, eccetera. C'è sempre troppa America nella città di Napoli, nelle corde di Napoli. Guarda che l'America in effetti dal dopoguerra è penetrata fortemente praticamente nell'animo dei napoletani, in bene e anche in male, anche in male. Però comunque le contaminazioni non vengono soltanto dall'America. Anzi, ultimamente praticamente le contaminazioni musicali raggruppano un po' tutta la fascia mediterranea, quindi non solo Napoli in sé, ma Napoli che comunque, come fa appunto Tony Cercola, che saluto, è ricercatore, saluto affettuosamente, che è un mio caro amico. Lui fa una ricerca molto particolare appunto sui ritmi e sugli strumenti anche africani. Infatti. Dove suonate prossimamente? La gente è curiosa a casa e starà chiedendo: bravi Napoli Power, fanno tante belle cose, ma noi dove li sentiamo? Vabbè, ultimamente abbiamo fatto l'apertura della stagione teatrale al Teatro Bolivar, stiamo preparando altri spettacoli in giro un po' per l'Italia e speriamo prossimamente, tempo permettendo, perché non è vero che a Napoli non piove mai. No, purtroppo film di... infatti assolutamente ultimamente piove come a Napoli, piove come, piove come, però ritorna sempre il sole. Assolutamente sì. come questa sera, per esempio, una splendida serata, una bellissima serata, veramente. Assolutamente calda. In maniche di camicia, infatti, è che è così. E quindi, infatti, ragazzi, io vi auguro veramente tutto. Avete una produzione prossima, un CD che sta per uscire? Sì, ci stiamo lavorando, ormai, lavorando e speriamo di riuscire a completare il tutto entro gli inizi dell'anno prossimo. Di che parlerà? Sempre di Napoli, sempre di Napoli. Napoli non la dimentichiamo mai. Saranno cover, comunque, inediti. Ci sarà qualche inedito, qualche chicca, un inedito forse con un testo di Nino Taranto, inedito. Parliamo di cantanti di giacca, parliamo della macchietta napoletana, parliamo della paglietta. Sì, ho avuto la fortuna praticamente di avere tramite la fondazione Nino Taranto alcuni brani inediti che ho musicato, e adesso ci stiamo lavorando su per riuscire a produrre. E allora lunga vita il Napoli Power, in bocca al lupo veramente per quello che farete anche dopo questa serata, perché siete bravi veramente. Grazie a voi, grazie, molto simpatici, devo dire. E allora pubblicità, torniamo tra pochissimo con altri amici. In diretta da Coin, via Scarlatti, su Radio Amore Napoli.